Ragazzi, buona settimana. Ho visto la classifica, no, ieri sera, quando sono finite le partite delle 18. E, certo, manca ancora l'Udinese, però diciamo una prima occhiata la potevamo dare, no? E un primo pensiero ce lo potevamo fare. Insomma, in 5 punti, dal Sassuolo a 25, al Cagliari a 30, ci sono tante squadre, tante, tante. Questo che significa? Significa che ogni giornata la vittoria di una, due, tre squadre può portarle in paradiso. Diciamo, no? Quella zona dove stiamo adesso noi e il Cagliari. Cioè, siamo i primi degli ultimi, no? Oppure può portarle all'inferno, no? Come il Sassuolo. Il Sassuolo dopo il pareggio di Salerno ha avuto una mazzata in testa come il Verona ieri. E il Verona ieri ha perso davvero una grande occasione. Io facevo un poco guardavo un poco il Verona, un poco il Cagliari, un poco il Verona, un poco il Cagliari. Poi, quando il Cagliari ha pareggiato, ho guardato solo il Cagliari. E ieri il Verona ha perso davvero una grandissima occasione. Se la sconfitta del Lecce, no? Alla fine ci può stare. Apro una parentesi. Ehi, ma avete visto che? Allora, avevo uno, no, che mi commentava sempre, però commentava così a prendere in giro, no, il diavoletto perfetto, anzi più che altro l'Inter, quando facevo i video sull'Inter, non del Lecce. Mo' è arrivato questo Dario Cosi, ma guarda, ecco, una cosa, no, è prendere in giro ironicamente, come facciamo noi, no, quando parliamo del Bari, ma mo' è arrivato questo. Io vi lascio i commenti. Lì, non, di questo qua, diciamo, leccesi merdosi e cose varie, non mi fate rivedere. Cioè, si chiama Dario Cosi, andatevi a vedere, pure nel video di ieri, Lecce, Milan Lecce il giorno dopo. Cioè, proprio gente scappati di casa, come per esempio c'era uno, c'ho questi. Questo diavoletto perfetto, no, io ci scherzo pure con lui perché prima di tutto deve essere un ragazzino sicuramente, ma poi non usa parole. Ma c'è quest'altro pure, sotto i video dell'Inter, Rocco Gatta. Rocco, Dario, siete davvero due scappati di casa, due scappati di casa. Io vi lascio i commenti là così potete tornare a leggerveli e notare quanto siete idioti, proprio idioti. Chiusa parentesi. Allora, aspettiamo stasera la partita Udinese-Inter. E vi ripeto, non sarà una passeggiata per l'Inter, almeno presa così, poi magari finisce 0-4. E la classifica, dicevo, no? Delle ultime, può cambiare giornata dopo giornata. Una squadra che sta sopra può ritrovarsi sotto, una di sotto può ritrovarsi sopra. Quindi adesso davvero è importante la continuità, no? Fare un paio di risultati consecutivi, diciamo positivi. Il Lecce si ritrova adesso ad avere un calendario, no, nelle ultime partite, dove di squadre diciamo forti affronterà Atalanta e Napoli. Poi gli altri sono tutti scontri diretti oppure scontri con squadre che. Ogni volta dico che non hanno più niente da chiedere, poi guardi il Monza, no? Che dà del filo da torcere al Napoli, guardi il Genoa che va a vincere a casa del Verona, quindi non sono squadre che non hanno più niente da giocarsi, sono squadre con la mente libera che giocano in scioltezza e sono pericolose anche quelle partite lì. E, avere quei punti in più sì, aiuta, aiuta tantissimo anche a livello psicologico. La prossima è con l'Empoli, no? È una partita da vincere, perché se vinci con l'Empoli sono 6 punti, non sono 3 punti. Io avevo paura col Milan perché quell'arbitro, no? Cacciando quel cartellino rosso in un secondo, che poi si è visto, no? Nella partita di ieri, Frosinone e Bologna, Saelemaekers ha fatto la stessa cosa, anzi, Saelemaekers lo prende in faccia, mentre Kristovic lo prende qua, no? A Saelemaekers giallo. Ma perché? È giallo solo per imperizia, no? E il giocatore è ingenuo e l'ammonisci perché comunque il fallo è pericoloso. Però diciamo, se c'è la volontarietà
Sì, calciere rosso, ma se vedi che il giocatore sta guardando il pallone, sta andando lì solo per stopparlo. Il rosso, ma poi ci ha messo un secondo, avete visto cosa fa? Mentre fischia il fallo, lui già sta andando a prendere il cartellino. Non funziona così, non funziona. Io lo so, tanto queste cose succederanno sempre, le piccole squadre saranno sempre... Non ci penseranno due volte a una piccola squadra a dare questo cartellino rosso. Quello era cartellino giallo. Ora ci faranno giocare con Kristovic, senza Kristovic contro l'Empoli. E aspettate, e dobbiamo vedere se a Kristovic gli danno una o due giornate. Perché il rosso diretto di solito sono 2 giornate. Io ieri sentivo Sticchi Damiani che diceva: speriamo almeno che il giudice sportivo capisca che già l'espulsione era esagerata. Almeno che gli dia una giornata sola invece di due, ma già una giornata è un danno. E ho avuto paura a Milano perché poi Gotti è stato costretto. Gotti si capiva subito che dalla formazione iniziale, no? Che puntava tutto sulla partita con l'Empoli. Non facendo giocare Piccoli, non facendo giocare Alquist, non facendo giocare Gendré, giocatori che rischiano, no? A prendere il cartellino giallo e ad essere squalificati, perché si puntava tutto sulla partita con l'Empoli, anche se poi alla fine chi ha giocato non è che li ha fatti rimpiangere. Però questo arbitro ci ha fatto davvero un danno. Tra l'altro un mio amico mi ha fatto vedere un video. E un mio amico di Facebook mi ha fatto vedere un video. Se andate sul suo canale, Riccardo Croce si chiama, e c'è scritto Riccardo Croce tra parentesi il capo, e dove si vede che quest'arbitro Massimini, qua come si chiamava, Romerce, no, vabbè, non mi ricordo. Quest'arbitro fa parte della sezione Milan Club di Termoli. Vi ho detto tutto. Comunque, le cose stanno così. Secondo me la squadra che farà 2 vittorie consecutive di queste ultime avrà la salvezza in tasca, qualunque squadra, e forse tranne il Sassuolo, però già da chi ha 26 punti e arrivasse a 32 già si metterebbe in condizioni di classifica e psicologiche molto buone. Il Sassuolo ha un calendario davvero tosto come l'Empoli. Il Frosinone diciamo è quella che sta messa tipo Sassuolo ed Empoli, però il Sassuolo, se andate a vedere il calendario del Sassuolo, quei 2 punti contro la Serenità persi, vedrete quanto gli peseranno. Comunque, ragazzi, io se all'inizio della stagione mi avessero detto vuoi stare prima o seconda delle ultime, nella classifica diciamo speciale, no? Delle ultime, ci avrei firmato. Ricordiamoci che siamo sempre in Lecce, ma ci sono quelle 2 partite con la Roma. Guarda, lasciamo stare tutte le altre, il Sassuolo in casa, lasciamole stare. Il Sassuolo in casa non è venuto, si è preso un punto con un'azione. Ma quei punti contro la Roma all'andata e al ritorno mi stanno pesando tantissimo. Ciao ragazzi.